Riccardo Sbertoli, palleggiatore dell'Allianz Powerball Milano, un 3-2 lungo sofferto, Milano però conquista la finale d'andata, insomma una partita dalle mille emozioni, che partita è stata? È stata una finale, è stata la prima gara di una finale europea, non ci aspettavamo fosse facile, all'inizio abbiamo subito un po' la squadra avversaria, che è una grande squadra, poi siamo stati bravi a recuperare, anche se magari in questo momento non siamo stati perfetti o belli da vedere. C'è stata un po' di emotività, no? Di emozione per una Milano, per una Powerball Milano, società del presidente Fusaro, che avremo dopo ai nostri microfoni per questa prima finale storica, no? del club. Ma sicuramente, ma più che perché fosse la prima finale, più che altro perché comunque è una partita importantissima per noi, perché è uno degli nostri obiettivi dell'anno e vogliamo portarlo a casa. Abbiamo iniziato sicuramente col piede giusto, con una vittoria, dimostrando più che altro ancora una volta il nostro carattere e facendo un ottimo recupero. Mercoledì 24, quindi tra 7 giorni, la finale di ritorno, quella decisiva che assegna il titolo. In Turchia servirà però un'intensità diversa, soprattutto una maggiore costanza forse nel corso di tutto l'arco del match. Sì, sarà una partita sicuramente diversa, ogni partita è diversa, quindi ci aspetteremo una partita diversa. Sicuramente ci aspetteremo la loro stessa aggressività, se non di più, sia al servizio che in difesa in tutte le fasi del gioco. Noi cercheremo di prepararci al meglio e vedremo cosa succederà in gara 2.